Ciao ragazze e bentornate in un nuovo episodio di Donna in Quarantena. Il titolo può sembrare un po' pungente, però rende molto bene l'idea. Sono contenta che questa serie vi stia piacendo. Vi ricordo che c'è un nuovo video tutti i giorni alle ore 15. Oggi parleremo di come fare un semplicissimo scrub fatto in casa, ma efficace. Serviranno soltanto due ingredienti. Voi vi direte perché ho scelto uno scrub così semplice? Ve lo spiego subito. Qualche anno fa dovete sapere che vidi l'intervista su YouTube di un uomo di 113 anni che si chiama Bernardo Lapallo. Credo che sia sudamericano, ora non mi ricordo bene. Comunque lui, tra i vari segreti della sua giovinezza, perché se lo vedete in foto sembra davvero un settantenne, ecco. Uno dei segreti più importanti della sua giovinezza e del suo aspetto giovanile è proprio l'olio d'oliva. E lui spiegava che lo usa sia in cucina per mangiare che sulla pelle del corpo. È proprio per questo motivo che ho iniziato a interessarmi all'olio d'oliva come componente essenziale per lo scrub. Mi raccomando però di non usarlo sul viso. Il viso è tutto un altro tipo di pelle. Questo è uno scrub corpo. Prima di cominciare però vi faccio un piccolo sondaggio. Siete interessate a vedere un video dedicato alle sopracciglia? Se sì, fatemelo sapere con un pollice in su. Se riusciamo a raggiungere i 2500 likes, farò il video dedicato proprio alle sopracciglia. Ma adesso vi lascio al tutorial. Per fare questo scrub fatto in casa avremo bisogno di soli due ingredienti, ovvero l'olio d'oliva e lo zucchero. Io utilizzerò lo zucchero invece del sale perché trovo che lo zucchero sia un pelino più delicato. Ovviamente dovete guardare la dimensione del granello. Per esempio, questo è quello a dimensione più piccola che ho, è uno zucchero di canna. Quest'altro zucchero di canna chiaro ha una dimensione un po' più grande e poi c'è il banalissimo zucchero bianco, però io utilizzerò questo di canna. Dunque faremo tutto un po' a occhio perché in questo modo ci rendiamo conto della consistenza. Allora, aggiungo subito dello zucchero, diciamo così, e un pochino d'olio. Inizio a mescolare così mi rendo conto della consistenza. A questo punto aggiungo dell'altro olio. Direi che così la consistenza è perfetta, che ne dite? Ora, siccome ho questo bellissimo barattolino, guardate com'è carino, metterò lo scrub qua dentro. Bene ragazzi, avete visto com'è facile realizzare questo scrub? È anche un modo per passare un po' il tempo. Io l'ho già messo nella mia doccia, lo faccio ciclicamente quando mi ricordo, quando vedo la pelle, soprattutto anche delle mani, molto secca, provata soprattutto dai detergenti, dai solventi che utilizziamo anche per disinfettare la casa, ma anche dai saponi stessi che usiamo per lavarci le mani. Quindi spero tanto che vi sia utile, fatemi sapere se vi è piaciuto. Ovviamente potete aggiungerci anche dell'olio essenziale, insomma quello che più vi piace se volete dare un po' di profumo al vostro scrub. Io vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo domani alle 3. Ciao!